scelta dell'acciaio è decisiva nella ricerca dell'eccellenza dei nostri ammortizzatori. I materiali selezionati per tubi e aste rispondono agli stessi criteri utilizzati per la produzione dei nostri cuscinetti. Ruota di qualità OE garantiscono massima qualità e sicurezza. La robustezza del processo garantisce una costante stabilità dimensionale delle diverse parti lavorate del tubo. Vengono effettuati controlli al 100% per garantire massima resistenza alle saldature del supporto della molla, delle staffe della barra stabilizzatrice e degli altri elementi di fissaggio. La lavorazione dell'asta è una fase preparatoria alla rettifica. L'asta viene riscaldata per induzione a circa 800 gradi, poi raffreddata a 40 gradi per fissarne la struttura. Questo trattamento termico localizzato conferisce grande resistenza all'usura e agli urti durante il funzionamento dell'ammortizzatore. La rettifica è una fase preparatoria alla cromatura. Garantisce una finitura superficiale di alta precisione nell'ordine dei micron per assicurare un'adesione ottimale della cromatura sull'asta. L'asta dell'ammortizzatore funziona nell'ambiente del passaruota. La cromatura Gehli permette di resistere agli agenti inquinanti: sale, sabbia, acqua, ghiaia e CC. La lucidatura di finitura permette di ottenere una finitura superficiale di circa un decimo di micron. Consente all'asta di funzionare in modo fluido per una stabilità nei movimenti e senza rumori. L'assemblaggio meticoloso delle diverse parti di precisione avviene in una sala ad atmosfera controllata. In questa fase fondamentale si forma la valvola, l'elemento che crea il movimento di smorzamento del fluido. L'unione dei diversi elementi, asta, tubo, valvola, guida e guarnizione, è completata da un'operazione di aggraffatura. Ogni ammortizzatore è sottoposto a diversi cicli di controlli rigorosi. L'azoto viene poi iniettato nella camera di espansione dell'ammortizzatore per espellere l'aria residua. Il gas consente di mantenere le prestazioni di smorzamento evitando la formazione di bolle, la cosiddetta cavitazione, anche in casi di sollecitazioni important. Preparazione delle superfici per l'applicazione della vernice ad alte prestazioni. Gli conferisce proprietà anticorrosive. I banchi prova sono utilizzati per progettare gli ammortizzatori di domani. Uno di questi viene utilizzato per testare le loro prestazioni. Qui si misurano le forze di smorzamento in funzione della velocità di guida dell'auto.